Buonasera a tutti, eccoci qua. Siamo live di nuovo sul nostro canale Twitch per quattro chiacchiere in compagnia, il nostro appuntamento fisso del giovedì, insieme ad Emanuele che ci accompagnerà durante la serata. Grande Emanuele, buonasera. E Buonasera. allora, vediamo, lui ha ideato un fumetto e ci voleva un po' sapere. Come ti è nata la passione da questo momento? Come, da che idea? Come è partito? Allora, diciamo che il fumetto non è nato subito. Diciamo che il fumetto ci ha messo molto tempo per nascere. Sono 7 anni di lavoro per un fumetto che alla fine sono 200 lavori. In realtà faccio fumetti da sempre, però non ho mai pensato a fare una storia unica, no? E a che un giorno, guardando tutti i fogli sparsi che avevo, vi faccio vedere. Questo è il risultato Ah, di anni di lavoro. mamma mia. Guardando tutte queste tavole, e dico, che ci faccio? Cioè, l'ho fatte. Mi è venuto in mente di unire tutto insieme e creare una storia unica. Ed è venuta una storia fighissima, di cui adesso, se vuoi, te ne parlo. Come no? Certo. Vai. Allora. Allora, vai. Il fumetto nasce, te l'ho spiegato, questo è il Sì. fluido. Ok, il fluido. Perché proprio il fluido? Perché quando eravamo ragazzini al liceo artistico, con un altro mio amico fumettista, disegnavamo spesso, no? Giocavamo, facevamo fumetti, scherzavamo, ci prendevamo in giro. Quando nel fumettista ci sono alti e bassi, alti e bassi, alti e bassi, che vanno, questi bassi vanno compensati con la pratica. Quindi devi sempre, 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 sempre disegnare. Più disegni, più migliori. Meno disegni, non fai un passo indietro. Quindi quel passo indietro, poi per recuperarlo, è lungo, no? Devi continuare a disegnare. Quindi arrivava in quel momento in cui tu non disegnavi, che ne so, da una settimana, quindi andavi a disegnare e ti facevi, porco cane, non riesco a disegnare questa cosa, ma perché? E ci guardavamo e ci dicevamo, non ce la fai perché hai perso il fluido, no? Il Ah, fluido era ecco. quella cosa che ci faceva disegnare. Allora, L'ispirazione, l'ispirazione, proprio, esatto. ah, è Quindi per proprio pensa. riprenderla, esatto, quindi per riprenderla che facevamo? Prendevamo un foglio bianco, facevamo uno scarabocchio e da quello scarabocchio noi dovevamo tirare fuori qualcosa di concreto e gli scarabocchi erano sempre più strani, sempre più assurdi, sempre più complessi e Ah, questo mi ha ok. aiutato a sviluppare poi la fantasia, le cose. E il Ah, fluido non è ok. stato questo. La storia del L'ispirazione fluido. che, sì, che ti veniva, insomma, pensa un po', Sì. eh. E il Ah. fluido non è nient'altro che questo, è la storia di un fumettista sfigato come sono io, perché poi alla fine i fumetti io li ho sempre disegnati, ma non li ho mai spinti, li ho tenuti sempre nell'underground, perché ho sempre pensato che fare quello che vuoi e avendo la possibilità di farlo, giustamente, è la Certo, cosa migliore. Senza vero. nessuno che dice, ah, ma questo non è, questo non si fa, questo non è bello. No, Non lo so, infatti. io ho sempre pensato che un fumetto non è bisogno. Cioè, può anche essere disegnato di merda, però se la Certo, storia è è giusto. potente, È vero, se c'è una fighissima. trama che ti accompagna per tutto l'arco del fumetto, diciamo, uno le tavole neanche le guarda, ma ti concentri più sulla storia e Sì, dici, ok, a quel ovviamente la punto, storia, esatto. poi certo, manco guardi se è disegnato benissimo, l'importante è sapere attirare il lettore a immedesimarsi verso, insomma, la storia che poi vai a raccontare. È vero, è vero. Mi è successo parecchie volte. Ti voglio far vedere una cosa in particolare su questo argomento, proprio. Certo. Che è questo fumettista qua, non so se lo conosci. No, no. Lui è No. un underground totalissimo, tant'è vero che fa delle sberle di fumetto così, Ah, ammazza! altissimo. Bello, bel mattone, bello. Ed è un mattone, ma è disegnato talmente male che è meraviglioso. Ma, cioè, è talmente, sì, è il contrario, Sì, praticamente. Pensa un po', eh. ed è tutta una storia complessa, cervellotica, incredibile. E te lo leggi tutto in un attimo, è stupendo.
Ah, Vabbè, razza, vedi? parte questo, vabbè. Diciamo, parlavo del fluido più che altro, era importante. Sì, Il dai, il fluido. fluido, vabbè, insomma, qualche consiglio di lettura ci sta pure bene, cioè, no, Ogni chi è che poi... tanto tra un discorso e un altro te ne butto qualcuno. Non Uno e abbiamo mezzo, quelli. beh, vedo che sei fornito, quindi assolutamente siamo curiosi Sì, di sapere che ci stanno dietro le cose un po' sì. più, diciamo, particolari, di nicchia, che, pure alle quali sei affezionato, magari, no? Che ne Ah, so. certo. Ma Guarda. un attimo ci torniamo, ci torniamo. Perfetto, perfetto. Allora, Ok, ritorniamo al allora, fluido. diciamo al Il fluido, fluido insomma, ecco, vai, vai, a te la parola. è la storia di un fumettista fallito, sostanzialmente, come che non riesce a trovare a creare il fumetto perfetto. Il fumetto perfetto Wow. sostanzialmente non esiste. Che è il fumetto perfetto? Lo è per me. Quindi all'inizio lui si autoconvince e scopre più che altro che nel mondo ci sono cinque inibitori di fantasia. Questi Ah, cinque ok, inibitori inibiscono ognuno un tipo di fantasia diverso, cioè quello che inibisce, che ne so, la fantasia in cucina, c'è cioè quello che inibisce la fantasia del momento, c'è cioè quello che inibisce la fantasia dei bambini, non dirò chi è, c'è sta un sacco di cose. Il fumettista si ho una autoconvince. orchestra, quindi lo so. Il fumettista si autoconvince praticamente che uno di questi gli ha fregato giù. O quella spinta Ah, per dire. ecco, ok. Mo c'ha più senso, ok. Vedi, E sì, quindi sta bene. è una caccia spietata a queste cinque entità, e ogni volta che Ah. uno veniva, succedeva un qualcosa nel mondo. Ah, vedi? Oh. Ah, Ora non è finita qua. ok. Perché il No? fumetto a un certo punto raggiunge il suo culmine con il ritrovamento del fluido. Quindi si ritrova il fluido, quindi si ritrova la forza di disegnare, la voglia di creare qualcosa di nuovo. Però che succede? Questo qualcosa di nuovo ci porta oltre. Quindi mi ha portato a me a sperimentare una cosa fighissima, che il fumetto fatto nel momento. Cioè non avevo una storia. Non c'avevo la storia, il fumetto è nato giorno per giorno, giorno per giorno, giorno per giorno, ovviamente avendo qualcosa di lineare, Ok. no? E quindi è un discorso, è un dialogo fra me e il fumetto. Io entro nel fumetto, divento parte del fumetto e entro dentro una storia. A questo punto sono in grado di manipolarla dal di dentro. È un po' quindi in grado Però ho di poter capito, gestire i personaggi. diciamo, ti sei io, da qua, se ho capito bene, se no Sono fermami. entrato nel fumetto, sono Sei entrato io entrato nel nel fumetto. fumetto, dove stavo a dire, esatto, sei entrato nel fumetto. Però non sono entrato fisicamente. Sei Sono entrato entrato sotto forma. come... Sono entrato sotto forma di superpotere. Ah, ok, grande. A quel punto il fumetto diventa una storia di pseudo supereroi. Quindi Ah. cambia totalmente tutto. E prendiamo un'altra strada in cui io, che sono sostanzialmente Dio nel mondo di questi fumetti, posso gestire e manipolare tutto ciò che voglio. Ma questo ha fatto sì che all'interno di questo mondo da me creato, dei pensieri fugaci, negativi, scappino dalla mia mente, creino dei villain che cominciano a devastare questo mondo di fantasia, a distruggere il mio mondo di fantasia, che io a questo punto dal di dentro devo proteggere. Questa è un po' Ah, ho sostanzialmente. capito. Ah, ho capito, ho capito. Bellissima idea, Semplice però, cioè, è una cosa particolare e che... logica, ma funziona, funziona. Allo No, Spadino ha ci credo. spiegato in tutto questo c'è lo studio stesso del tratto del fumetto. Il fumetto parte disegnato sui pezzi di carta, si evolve e diventa disegnato sempre meglio, cambia colore, acquista il colore. Dopo un po' diventa digitale, perché io poi ho sperimentato tutte le tecniche fino ad arrivare all'ultima parte, è disegnata tutta digitale. Ed è questa la cosa interessante, cosa sostanzialmente. Che è Certo, un'evoluzione stessa della storia e del tratto. pure del tratto, sì, Sembrano due persone proprio diverse che cambiano. bello, però bello, sì. È particolare, poi comunque c'è la crescita proprio un po' nella scrittura, un po' comunque nel tratto, nel disegno, e
È un'evoluzione continua, bello, mazza, sì. Esatto. Vabbè, ci sono temi che vengono... vengono trattati sono i soliti, insomma. Poi, sì, perché insomma, ho letto alcuni capitoli e non è stato, insomma, un fumetto tradizionale che... Dice, perché hai deciso di... dagli sti impronta al fumetto, per quale motivo, cioè si è ispirato qualcosa? In realtà non ci sono riuscito del tutto, perché io volevo qualcosa di più intrigante. Sono influenzato parecchio da questi cartoni animati nuovi che vanno su Adult Swim, questa roba molto estrema, tipo Rick e Morty. South Park pure, dai, pure sempre vecchio, però parte, sì. È più vecchio, però sai, Ricchi e Morti, poi ci stanno cartoni animati, adesso non mi ricordo i titoli, che sono assurdi veramente, e sono una cosa super stracolorata, e sono dissacranti fino a un certo punto, ho delle idee bellissime. Volevo in realtà fare una cosa del genere, ma a livello italiano, e non è che non ci sono riuscito, mi sono regolato, perché era già un progetto che andava avanti da anni. Ora lo sto proseguendo, perché devo fare il finale, perché ovviamente il fluido non finisce con un punto interrogativo di domanda, e perché prendo il finale e sto sperimentando tutte quelle cose che poi sono, mi vengono in mente, insomma. Ok, quindi insomma siamo, stavo leggendo che il secondo capitolo su Instagram hai messo, però volevi dedicarti a qualcos'altro dopo il fluido. Sì. Cioè, no, qualche idea di me, no, cioè, se ho voglia, a me sono sempre piaciute le storie che iniziano e finiscono, le serie lunghissime non le ho mai sopportate, quindi apprezzo molto i manga che iniziano e finiscono, che tu ti godi la storia e dici, oh, finisce qua e non dura in eternis, come magari determinati fumetti, no? Tranne Berserk, che per me può durare tutta la vita. Berserk è proprio il top, vero? Penso che è il tuo preferito dei manga a sto punto, no? Tra tutti i manga seriali che non finiscono mai, Berserk è sicuramente il top. Ma siamo agli sgoccioli, ormai è finito. Dai, purtroppo ci abbandonerà anche Berserk, vabbè, dopo tanto, insomma, prima o poi, purtroppo... Beh, tra questi, per dire, una storia lunga che c'ha One Piece, pure se è un po' più, sì, diciamo, Naruto è finito, però quello è una storia lunga, insomma, non so se questi mi seguono. Io ho seguito One Piece, quindi ho tutta la serie di One Piece fino a quando incontrano il Teschio Riccio. Ah, ok, sì. Dopodiché mi sono fermato, non ce l'ho fatta più. Insomma, non perché non mi piacesse, ma sostanzialmente a un certo punto era troppo sempre uguale, no? Anche se poi le idee erano un po', mi aveva annoiato. Comunque li ho letti tutti, perché in quel periodo lavoravo facevo il processo alle Brigate Rosse. Io faccio l'operatore di ripresa del lavoro, sostanzialmente. Ah, ok. Quindi era il periodo delle Brigate Rosse, me lo ricordo benissimo. Quindi io passavo giornate e giornate interne in tribunale senza fare una sega, e quindi mi compravo le pile di One Piece. Quindi li ho comprati tutti dal primo numero, me li sono letti tutti quanti. Ma è proprio le maratone di One Piece, bello. One Piece me lo sono fatto tutto a maratona, perché mi aveva preso proprio alla grande. Bello, One Piece è bello. I personaggi di One Piece li ho presi tutti qua. Bello, vabbè, One Piece è veramente, guarda, è uno dei pochi manga preso e cresciuto con Dragon Ball, e vabbè, quello secondo me è top. Poi vabbè, One Piece sta al secondo posto per quanto mi riguarda, poi... Questi per quelli classici, poi te parlo, ultimamente l'attacco dei giganti, secondo me, non so se quello lo conosci. L'attacco dei giganti ce l'ho, quello pure, e mi sono fermato a un certo punto perché non reggevo più la storia, parlavano veramente troppo. Non so se tu hai visto il film, non il film a cartone animato, il film con gli attori. Dell'attacco dei giganti mi manca. Allora dobbiamo prendere, perché è veramente uguale, ma con gli attori è impressionante, te lo giuro. Ma seriamente, forse è uno dei pochi riusciti per quanto riguarda Guarda, i giapponesi quando loro fanno il film preso dal fumetto sono estremamente
cioè, ti dico, sono simili. Ma all'attacco dei giganti, a parte un dettaglio dell'inizio, dove praticamente è il dettaglio della madre che viene mangiata all'inizio quando gli sbraga la casa, proprio all'inizio. A parte quel dettaglio lì, il film è identico. Lo posso assicurare, sono rimasto a bocca aperta. Peccato, ma se te ne hanno fatto uno solo. Credo che hanno fatto uno solo, finisce quando sbragano il muro e trovano la faccia dentro. Finisce là. Ah, ok, io la so io. Sì, io mazza, adesso... devo recuperare, ti consiglio. Questo devo recuperarlo. Perché io purtroppo con i cinema anche ho buoni rapporti. Dopo Death Note, poi vabbè, il film su Death Note. Ma quelle sono produzioni. Però quelle sono produzioni che non sono cinesi, giapponesi. Tu devi beccare le produzioni giapponesi. Quelle ti faccio giapponesi. Un altro esempio di film. Non so se tu conosci I Am a Hero, che è un manga giapponese sugli zombie. Stupendo. Ah, sì, l'avevo sentito nominare. Sì, l'avevo sentito nominare. Sì, 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 sì. È finito. Per me è uno cioè, i giapponesi non sono capaci a fare i manga sugli zombie, perché c'è stava High School of Death, che è stato bello all'inizio, ma faceva cagare quello. Ma Aino è un capolavoro. Dall'inizio alla fine, sia come vengono concepiti i zombie e come è tutta l'evoluzione della storia. Quindi da questo film, da questo manga ne hanno tratto un film che è impressionante, è identico. C'è anche le quadrature. Io leggevo che quello è uno dei se non il miglior film tratto da un manga riuscito negli ultimi anni, perché è veramente, stavo a leggere sta cosa, è un po' informatomi, no? Volevo recuperare un po' nei cinemanga, chiaramente ecco, pure Netflix ha avviato sta campagna per le serie più tratte dai manga, E quindi ero un po' curioso e leggevo che proprio Al Mairo, quello là, è uno dei, diciamo, poi è giapponese, quindi è uno dei fatti migliori film tratti dai manga. A parte come è disegnato proprio da lui, è un pazzo proprio assoluto, ti fa i grandangolari con tutta la città che si vede in grandangolo. Ha mescolato gli zombie con le divinità giapponesi, i demoni giapponesi, quindi hanno delle fattezze e si comportano in determinati modi. Ma guarda, è incredibile. Certo, il film non poteva essere greve quanto il fumetto, però ci va vicino. Devo recuperarlo. ottimo, questa è una cosa che devo fare a forza, perché mi sono segnati, piano piano mi recupero tutti. Vabbè, non so se è un po' Alice in Borderland su Netflix, sta, e quello secondo me è carino, perché ho letto un po' del manga e potrebbe diciamo essere molto ben riuscito. Non l'ho letto quello. Alice in Wonderland? No, io c'ho questo che penso che non c'entra un cacchio. Wonderland. No, è tipo un gioco di sopravvivenza alla Jigsaw, mista con tutti i indovinelli. Ok. E quindi di quello ce n'è uno che stanno sui palazzi, loro, l'ho letto ultimamente. Loro praticamente si risvegliano su dei palazzi, ci stanno questi cecchini con le maschere rosse che gli sparano a sta gente dove hanno i cellulari, però sono sempre, adesso si sono spostati tutti questa roba tecnologica. Quindi, mamma mia, sì. Tempo un po' meno, poi siamo sempre in cerca, ripeto, di roba. Io sono un appassionato del maestro Ito, Junji Ito. Ito? Se conosci. Sì. Disegnatore? Spiral, Tomie. Leggermente preparato su questo. Ah, vabbè, l'horror, insomma, è proprio, questo è un po' più di nicchia. Ah, ok. Horror manga si parla, quindi? Si parla di horror manga, sì, no, su questo l'ho proprio... E qui so solo se c'ho Violence Jack, bello. Bello? Ah, ok. Bello. Dai, quello più affezionato, il tuo fumetto, diciamo, visto che mi hai detto che è di nicchia, sei un appassionato dei manga horror, quello più affezionato dei manga horror che hai? Allora, quello che più mi piace... E mi è piaciuto, è stato il primo che poi mi ha portato a comprare tutte le opere che aveva fatto Junji Ito, questo. Ok. Che è
di questa grandezza. Ah, anche pure questo, questo è bello. Anche questa è una mazzata verificata. Ed è la storia di una ragazza bellissima, stupenda, a cui nessun uomo riesce a resistere, che però è malvagia. In alcuni momenti sono tante storie diverse che la vedono partecipe, no? E magari a volte si manifesta in due posti differenti allo stesso tempo. È sostanzialmente il male, però rappresentato con la bellezza. E riesce a soggiogare gli uomini e a fargli le peggio cose. Ciao a tutti. Le storie sono sempre... Sì, sono entrato un po' in buffo perché visto che l'argomento mi interessa tanto, poi comunque c'ho un po' una passione per manga e anime, non vedevo l'ora. Scusate, però ho fatto solo per Davide. Ciao. Eccoci, allora, stavamo dicendo con Emanuele che stava a parlare di sto anime che lui, che sto manga che gli piace tanto, manga horror, che è più affezionato. E ci stava a parlare un po' di che cosa trattava. Calcola che, sì, io ho sentito il manga di prima, quello che parlavi degli adolescenti che si risvegliano sui tetti. Praticamente Netflix... allora, adesso il nome non me lo ricordo, ma ho finito di vedere la prima stagione, perché hanno prodotto anche un anime che ha fatto Netflix, se non mi ricordo male. Adesso non so se è prodotto da loro o distribuito solamente. E devo dire la verità che è molto molto carino. È carino, io mi sono fermato al primo numero, non li ho presi, perché poi li prendo a volte anche in viaggio, no? Ok. Quindi quello l'ho trovato figo, poi evidentemente non me lo sono dimenticato. Sì, era vabbè. Moderni, diciamo, che mi leggevo. Sì, vabbè, anche se uno moderno dice... Vabbè, ho capito, guarda in libreria. E stanno fuori i fumetti là dietro. Questa è una parte sola, arriva fino a sotto anche dietro. Pensate. Bella, no, adesso stanno andando di moda, poi un po' perché le case poi riescono a fare anche degli anime, anche i manga coreani, in realtà, dove uno molto famoso degli ultimi anni, non so se lo conosci, è Tower of God. Tower of God, no. Non lo so più. Fondamentalmente è molto carino, nel senso, ha una storia molto semplice dove c'è questa torre che devono scalare, e quando diventi il re della torre puoi decidere la sorte di tutte le persone sotto. Fondamentalmente c'è tipo una magia, e è molto carino, è solo gli eletti possono andare su questa torre, quindi vengono proprio teletrasportati, cioè loro stanno nella loro vita triste, perché è un mondo veramente triste, e vengono trasportati in questo torre che ha diversi piani, e devono scalarli poi in base alle loro abilità. Figa. Alcuni riescono, sì. I coreani sono fighi, hanno cominciato a fare cose fighe. Sì, questo qui, guarda, devo essere onesto, è la prima volta che ne sentivo parlare di manga coreani fatti in questo modo, e questo è... molto molto carino. Io volevo chiedere una cosa invece. Ho letto Sweet Home, che è sempre coreano, però è estremamente anche quello. Io so, quando vedo un fumetto che comunque sia è scritto, poi questo è una web serie, però Okay. Quindi va letta tra dall'alto verso il basso, quindi è terrificante. Arriva alla fine del capitolo e c'ha gli occhi così distrutti. E quello è fighissimo. Non so se nessuno ha visto la serie o no. No, io quella no. Questa serie coreana da paura su Netflix, Sweet Home. Ok. Questa me la sento. E invece ti voglio chiedere un'opinione, che fondamentalmente è solo un po' di questo. Per quanto mi riguarda, a me Hunter x Hunter è come storia forse la migliore che io abbia mai letto. Come disegni è forse il peggiore che io abbia mai visto. Qui ritorniamo al discorso di prima, che non è importante il disegno di per sé, ma è importante mi sono piaciuti i fumetti che fanno veramente cagare anche a livello visivo, però sono fighissimi. E Hunter x Hunter, c'avevo i primi numeri. Era carino, però pure lì mi sono fermato perché quelli li comperavo da un giornalaio a Piazza Vittorio, che adesso non ci sta più, ma era un giornalaio che stava all'angolo di Piazza Vittorio,
E lui era un appassionato, quindi non so come cazzo faceva, so che aveva, ogni volta faceva dei carichi mostruosi di fumetti vecchi. Quindi io 3x3 occhi, Hunter x Hunter, tutta sta roba qua me la sono presa da lui a prezzi stracciatissimi, tra cui anche delle action figure della Mega, senza pietà. E anche poi un giorno l'hanno portato via le guardie, non so per quale motivo. Ah, beh, allora forse abbiamo capito perché trovava tutta sta roba. E la guarda, era un tipo incredibile, no, era un tipo incredibile, ragazzi. Lui stava tutto il giorno vestito di nero, coi guanti, a me uscivano fuori di vita. Era amico di un punk a bestia che chiamava il Sax, e stava tutti i giorni no. Diceva sto banchetto, tutta sta roba. Io lavoravo là, quindi scendevo. Quindi comunque sì, lo trovai. Ma guarda, Molte io cose, tutte le cassette ho preso da lui. penso a te. Emanuele, stai a Vai, vai, vai. dire prima, no? Riguardo Death Note, avevamo detto che comunque sì, il prodotto occidentale di Netflix fa un po', diciamo, lascia un po' a desiderare. Però Cagare. c'avevi un aneddoto particolare che ci volevi raccontare su Death No, Note. perché praticamente adesso io c'avevo questa statuetta appena mi ha detto di Death Note, no? Allora gli ho raccontato dov'è che io ho trovato questa statuetta. Praticamente un giorno mio fratello viene da me, il mio fratello abita a Vetralla, che è provincia di Viterbo, e mi dice: guarda, devi venire insieme a me perché ti devo portare in un posto incredibile che ho trovato sulla strada che porta a città che muore, Bagnoletto. Sì, voglio leggere. Dico, va bene. Quindi lo seguo, lo porto in mezzo alla campagna dove c'era questo benzinaio con un bar. Mi fa: vai, vai, entra nel bar. Dico, vabbè. Entro dentro questo bar, vedete, entro dentro era un bar fumetteria. Cioè, era pieno di giocattoli e fumetti, e al balcone c'erano due sorelle grasse vestite in cosplay. In Madonna. mezzo alla campagna, in mezzo al nulla, due olandesi erano. Pensate. Io ho preso, io dico: no, non è possibile, faccio, ma che cacchio? Mi metto a guardare, c'avevamo le pettine, c'avevano i giocattoli, e presi questo a un prezzo Fichissimo. stracciatissimo, e uno spoon alto così. Adesso ce l'ho sopra, non so se lo vedi, lassù, Sì, ok. Mazza. nell'angolo, in cima, per pochissimo. E praticamente mi hanno raccontato che loro avevano un negozio di fumetti a Roma e che a un certo punto non hanno più potuto pagare, non so cosa, così, e quindi. E poi questo me l'ha raccontato in realtà la madre, mentre Ok. quelle due dicevano dietro cosa. E perché avevano perso, e loro si erano portati via tutto e se lo vendevano in mezzo alla campagna. Ci sono stato una volta sola, purtroppo. Sto parlando di anni fa, non sono Pensa un passati po' di ragazzi. roba, spettacolo però, se... sarei curioso di trovare un posto del genere, solo per comprarmi tutto a metà prezzo. Poi era come il giornalaio sotto dove lavoravo, il giornalaio sotto dove lavoravo era uguale, la stessa cosa, raga. Io mi sono preso videocassette, all'epoca c'era ancora più registratore, videocassette di cartoni animati di serie proprio, tra cui, ripeto, sia a fumetto che in VHS di 3x3 occhi, Ninja Stroll. Ma che tirato No, fuori. roba proprio incredibile, tutto in VHS. Urotsukidoshi, Urotsukidoshi era l'erotico gore degli anni 80. Bello, il fumetto fighissimo, anche quello, storia fighissima, solo che porno. Porno con i mostri. Vabbè, era un po' particolare. In Italia credo che il massimo che sia andato è stato Golden Boy, che già sembrava chissà che. Sì, è vero, è vero. Vabbè, c'era Gigi la Trottola che era più vicino a qualcosa di. Sì, ci provava, dai, alzando le gonne, però Golden Boy era proprio molto più palese. Sì, è vero, è vero. C'è la domanda nei commenti, Emanuele, non so se. Dice: domanda per Emanuele, quanto lavorare per Antonello S ti ha cambiato la vita? Non so se da parte di Simon Crane. Mi ha cambiato anche la forma fisica, se poi Salutiamo anche Mr. Riddle che ci sta seguendo. Buonasera. Se avete qualche domanda, rivediamo Emanuele, chi ci ha sempre collegato adesso, ha creato il fluido, fumetto disegnato da lui, che se ci vuoi ripetere al volo senza ripartire da capo, magari cioè, se vuoi sintetizzare ciò di cosa parla.
È la storia di un fumettista che cerca di creare il fumetto per te. Ah, sostanzialmente. Sostanzialmente. Andando incontro a varie vicissitudini per poi infiltrarsi nella propria mente e manipolare il fumetto dall'interno. Ok. Ah, ma quella cosa bellissima che non ho detto prima era che i due supereroi, praticamente la seconda parte che parla di supereroi, ma supereroi strani sostanzialmente. Diciamo il supereroe per eccellenza di questo mondo inventato si chiama Big Normality. Ok. Siamo un po' anticonvenzionale, insomma, dai. Grande. Ok, fighissimo. Fighissimo, sì. Di questo supereroe io ho creato la storia, la leggenda sostanzialmente, ma non ho mai disegnato nulla, quindi sostanzialmente non è mai esistito. E nel fumetto muore all'inizio. Ah, bene. Ah, ecco, proprio perché quindi, è la normalità che si va a farsi. Era Big Normality, perché... in realtà Big Normality non aveva nessun tipo di potere se non... diciamo una controindicazione quando diventava supereroe, diventava dislessico, praticamente non riusciva a parlare. Quindi faceva parla cinque lingue. Infatti, ai supereroi gli effetti collaterali sono questi. Big Normality dà il suo potere ad un bambino che diventa Gastro Boy. Ok, sì, avevo letto una cosa. Gastro Boy purtroppo ha una controindicazione, che diventa omofobo, sboccato, razzista, e chi più ne ha più ne metta. Proprio da bambino che era tutto stupidino, bambino cresciuto in un quartiere in un ambiente disagiato. Ah, ecco, c'è sempre una diventa proprio sarebbe un supereroe, capito? Allora, però è tutto finto, perché con queste due cose a me vengono in mente due domande. Uno, se il fatto quello di passare lo stesso potere, tra virgolette, ti sei ispirato a All Might di My Hero Academia, e l'altra è che fondamentalmente non c'entra nulla, però forse per lo stile di disegno mi piace, è cosa ne pensi dei fumetti di Zero Calcare? Allora, il potere non ti ho detto come viene passato il potere. Ok. Questo spoiler. E questo lo posso dire. Ho paura di saperlo. No. Il potere viene passato attraverso una pietra. Dentro questa pietra ci sono io. Che parlo col fumetto. Rivelandogli che è un fumetto disegnato su un foglio A4. Con una matita, con un Copic, colorato con dei colori Copic. E quindi è la realtà che viene svelata al fumetto. E il fumetto è uno shock, soprattutto un bambino di 10 anni, che ti crede, ma non ti crede. Quindi succedono molte cose. Quindi, e praticamente i suoi nemici sono le mie fantasie, chiamiamole perverse, che sono scappate. Sì. Proprio perché io sono entrato dentro me stesso. E diventano, c'è stato adesso solamente un villain sul primo nell'altro invece ce ne saranno altri di vari. Di Zero Calcare ho letto ne ho letti 4. Ok, vabbè. Diciamo che il primo mi è piaciuto molto, perché era raccontava gli anni in cui sono cresciuto anch'io, sostanzialmente, perché ero qui. E era figo proprio per questo. E poi dopo un po' mi ha stufato, sostanzialmente. Non ho più letto nient'altro, quindi non so, a livello artistico... I primi quattro comunque sono... cioè, non è roba da poco, perché comunque... Il primo è eccezionale. Già dal secondo io comincio ad avere fatto. Ok. Io sono abituato a GP, capisci? GP aveva questo animo e ha questo animo così gentile, ma nello stesso tempo rude. Quindi quei disegni che sono così morbidi, ma allo stesso tempo potenti. No, ho capito. Zero per cane. Ah, sì, vedi. No, mi porta ogni altro, mi porta GP. Ok. Grandi. Questi sono grandi pezzi.
Ci credo. Io l'ho iniziato, penso, non lo conoscevo, quindi l'ho iniziato a leggere da La mia storia disegnata male. Ok. E poi da lì ne ho, che è stupendo, cioè, è una roba incredibile. Sì. E poi ho leggere tutti qua. È uno degli artisti, insieme a Zero Calcare, sostanzialmente, secondo me adesso molto più rappresentativi, anche se GP lo è prima. Perché non era molto riconosciuto, sì, lavorando in Francia. È quella la differenza, che comunque c'è Zero Calcare, è nato qui, tra virgolette esploso qui, e quindi comunque a livello italiano sicuramente si conosce molto di più. Almeno certo, per... Certo. Non dico per tutti quelli che fanno fumetti, ma anche solo per la presenza sul web, che magari non è esagerata, però ha dato tanto da quel punto di vista. Poi... a livello fumettistico quello può piacere o non può piacere, ma infatti va riconosciuto a questi artisti, va riconosciuto il fatto che comunque sia sono cresciuti e nati, si sono contraddistinti da soli, sì. Cioè lui ha dato, come hai detto, è giusto, ha dato tanto sulla rete raccontando storie, verità del momento e portandole, no? Ci faceva ridere con quello che, sì, scriveva, con quello che faceva, e perché era vero, era in quel modo, è in quel modo. È quello che magari può essere contestato, e che ho visto contestati parecchie volte, è il fatto di essersi poi, credo, cioè, come ho detto, ognuno fa quello che cacchio gli pare. Assolutamente. Uno può decidere di entrare nel giro e politicizzarsi, entrare in qualcosa che ti porta, oppure può decidere di rimanere che vuole essere. Se stesso, okay. Però, e decide di parlare quello che gli pare. Sì. No. Apposta il fumetto underground, apposta il fumetto underground ti permette questo, perché lui è nato da solo, come sostanzialmente è nato quell'altro che faceva il topo, questo quest'opo lì. Sì, adesso non mi viene quello bisogna, cioè a Ratman, all'autore di Ratman bisognerebbe fargli una statua gigante nella piazza, solo per quanto tempo lui ha portato avanti la sua idea con forza e sviluppandola sempre di più. Guarda, ci sono anche Ortolani. Sì, che è lui. Esatto. Sì, praticamente stavo a parlare di... una mega statua a Ortolani. Sì. No. Dicevamo, se c'hai... per chi ci segue, se vuole iniziare a scrivere, a disegnare un fumetto, qualche consiglio? Poi, che so, avete qualche idea, poi da qualche consiglio, da dove cominciare. Il problema è che io vengo dalla old school, quindi sono stato old school fino a poco fa. E quindi per me sostanzialmente era disegnare un fumetto, era prendersi seduto sulla scrivania, con il foglio bianco davanti, la matita, i Copic e tutto il resto, fare la bozza, disegnare la tavola, cancellare, cominciare a colorare, no, era questo. Quindi dicevo così, ma che ce fai col digitale, due annate fatite. Purtroppo per fortuna il tempo ha voluto che mi sono ricreduto su questa cosa, e la tecnologia ci ha dato la possibilità comunque di ricreare in digitale quello che fai sulla carta. La velocità è quadrupla e la produzione è mille. Una cosa che posso dirti e che era infatti prima, era che se ci ho messo 6 anni per fare tutta la prima parte, compresa la prima parte, la seconda parte, metà della seconda parte, è anche vero che in 3 mesi ho finito su me, appena sono entrato nel digitale. Mazza. Cosa che non è mai successo. Proprio è stata una volata, proprio ottimizzato il game. È stato incredibile. Una tavola io ci mettevo anche 2 giorni e mezzo per farla. Poi dovreste vedere le tavole, perché viste da vicino, quando inizi a disegnare di brutto, aspetta, ti do un esempio. Ok, quello che fai è ogni minimo dettaglio, capisci? Porca miseria, sì, vabbè, è allucinante. Prendi il frigorifero, ci fai la porta, ci fai tutti i piani, e dentro dei piani ci fai tutte le bottiglie. Però non ti accontenti di questo, perché il frigorifero sotto c'ha, per la reazione, sì, per terra c'è la sala.
Bello. Poi c'è il bancone che c'è sta la tazza, c'è sta il caffè, c'è sta quello per i cosi, ma dietro succede qualche altra cosa, quindi dietro ci sarà un'altra storia che succede contemporaneamente il tutto. E questo mi porta via parecchio tempo, parecchio, quindi anche 2 giorni e mezzo. Quindi che cosa dico a chi vuole iniziare a fare una roba del genere? Di iniziare subito, cioè esatto, cioè praticamente continuare, cioè disegnare con i supporti che si vogliono. Ho fatto il tatuatore 2 anni e mezzo, perché ho fatto i tatuaggi praticamente anche lì io ho iniziato nel 2000, quindi negli anni 90 sostanzialmente, a fare i tatuaggi, quando il tatuaggio era arrivato nel Oddio, c'è il 2000, tatuaggio. arrivato al 2017, ci stavano ragazzini che con materiali che noi all'epoca non sapevamo neanche che cosa, facevano cose impressionanti. E quindi adesso c'è questa possibilità, quindi non è detto che il ragazzino debba per forza iniziare qui a carta o su questo o su quello. Allora, guarda, Infatti. c'è una domanda che è la stessa che avrei voluto fare io. C'è Kegolas che dice: ti viene in mente prima la storia o i disegni? E le varie robe. Nel senso che fare, almeno per come la penso io, poi dimmi tu. Nel senso, iniziare a buttare giù i disegni lo vedo, ok, un buon allenamento, ma per fare poi effettivamente tutto un manga, quindi anche caratterizzare poi il personaggio, serve la storia prima. Questa è una mia Giusto? idea, eh. È giusto? No, sicuramente la storia, anche senza il personaggio, senza la me, come, ne, non deve in mente il personaggio, tutti, la storia è la cosa più importante. Costruire una storia è, Prima un po'. costruire una storia ha le sue dinamiche. Quindi fondamentale è sempre la storia, ed è vero che il personaggio si evolve col tempo, ma se parliamo di manga, sono d'accordo con te. Ok. Parliamo di fumetto italiano, no, perché Dylan Dog per evolversi ci ha messo più del tempo. Per diventare Old Boy, per diventare Dylan Dog come adesso, ci ha messo più del tempo. Comunque, ora hai la percezione, la sensazione che Dylan Dog è cambiato rispetto a prima. Ma Dylan Dog per 30 anni non è mai cambiato. Non è una prerogativa che noi abbiamo questa. A quel punto, se ti devo dire, magari in Italia nasce prima il fumo, nasce prima il personaggio che la storia. Ok. È un po' come, secondo me, pure come Diabolik, se vogliamo paragonare Ah, Diabolik, guarda, io per questo posso dirti, la mia compagna non è che è appassionata, secondo me potrebbe andare uno di quegli show dove ti fanno le domande, un po', no? Ah, a posto, dove ecco. uno di quei posti dove ti fanno le domande, lei conosce le copertine di A ogni memoria. Diabolik dal primo numero. Aspetta, ma sa dirti il nome e il numero della copertina? Viva Diabolik. Semplicemente, semplicemente guardando il vento. E questa cosa è incredibile. Io sto pensando adesso, mentre vi ascoltavo, proprio a questo. Insomma, di voi non lo tiriamo mai fuori. Ma Satani, che non ne parleremo mai. Ecco, era indubbio che usciva fuori per forza Diabolik, dai, soprattutto col A me film non piaceva indipendente. Diabolik, non mi piaceva Diabolik, non è che me l'ha fatto piacere lei sostanzialmente, perché io funziono così, a me le cose mi ci devo sbattere, anche al liceo, quando facevo il liceo, prima di farmi piacere Giotto, a me Giotto mi faceva schifo, quindi lo dissi anche al professore, che mi cacciò via, macello, e fu mio Diciamo padre, che sì, fu mio padre sostanzialmente che mi spiegò Giotto in una maniera normale, tranquilla, e da quel giorno a me Giotto mi è piaciuto, la stessa cosa ha fatto Francesca con me e con Diabolik. Diabolik. Mi faceva proprio schifo, non sapevo proprio che era una cosa proprio scena. Invece ho letto la storia, come è nato, chi lo ha inventato, tutto quanto, è una cosa fantastica. Non condivido Ok. l'impaginazione. Vabbè, quella. Ma invece una domanda stupidissima. Tex, come fumetto, io adesso se vedo su internet, eccetera, le collezioni complete hanno dei prezzi folli. Folli, sono veramente folli. Si parla di più di 20.000 euro per una collezione completa di Tex. Di Tex, scusami, la prima stampa. E
Secondo te, da che cosa è nato questo prezzo che per me è improponibile per un fumetto che negli anni appena uscito andava molto perché era il periodo poi dei western, poi è stato subito dopo. Ma adesso non, onestamente non ne trovo il motivo. Cioè, non so se sono io che magari sono, passami il termine, troppo giovane per capirlo No, o... semplicemente Tex è come Diabolik. Tex, anche la storia di Tex è sostanzialmente interessante quanto quella di Diabolik, e Ok. sostanzialmente è storico. E poi è pieno di vecchi che vogliono cambiare le cose. Ok. Vecchi spendono, esatto. Un'altra domanda ci chiedeva Trigun, che ne pensi dei fumetti di Alan Ford? Come Alan Ford? E i fumetti di Alan Ford, sì, le ho letti a suo tempo quando ero più ragazzino, negli anni 90, io li ho letti anche la sono più. E comunque io ho preso molto. Allora, io sono stato influenzato sia da Alan Ford, sia da un fumettista egiziano che si chiama Etica e che disegnava all'epoca su un mensile che usciva in Italia che si chiamava Totem Comic. Totem Ah, Comic ok. era un. Erano Alan Ford che leggevo, Totem Comic. E poi leggevo fumetti splatter dell'Acme, all'epoca che Ah, facevo anche ok. capo di Quindi fumetti splatter Alan dell'Acme, bello. Moore, Splatter. E sono stato molto influenzato. I miei primi disegni, i miei primi lavori erano influenzati molto da Alan Ford, specialmente nelle mani, nel disegno delle mani, nei profili. E da Wow. Etica, che era dissacrante all'epoca, quanto potevo immaginare io. Per quanto era per me Totem Comic era il mensile, sai, quello dove ci stavano le cose, c'era Etica che disegnava tutte le vagine piccole, tutte le cose, quindi e io Mamma mia. insegnavo come lui, no, ero proprio copiavo tranquillamente, quindi poi da quello copiavo sia Alan Ford che Etica, infatti non le Madonna, posso bello. avere. Ma invece Prima di di trovare Gans, a poi l'indietro. Come? proposito di Splattern, Gans. Guns, ce l'ho i primi numeri, Ok. bellissimo. Ho visto il film, mi è piaciuto. Perché il film è fatto. Anche, ecco, questo è un altro esempio che Aspetta, volevo aspetta, farti però, vedere. attenzione, cioè il film quale? Quello che riparte dall'ultima parte di Gans o quello che ha fatto Netflix? Ah, ok. Il primo, quello dove è praticamente è identico spiccicato al fumetto. Questo era un altro esempio che volevo farti di fumetto uguale al manga. E Ah, poi ok, ho ce ne scoperto stanno era il parecchie. periodo, sì, era il periodo che mi interessava capire come facevano i fondali. E quello fu uno shock perché lui faceva questi fondali, fa questi fondali con questi palazzi, con queste città infinite. Perché a un certo punto su un numero. Leggendo, scopro che praticamente lui fotografava gli skyline e poi col computer le ricalcava sopra e li faceva benissimo. Penso a E io gli dicevo: Ah, come cazzo faccio? Voglio fare pure io fumetti e roba del genere. Allora mi viene in mente: adesso faccio la foto, devo fare la foto, però poi la devo rimpicciolire secondo quanto è grossa. Perché disegnare adesso è una strozzata. Adesso con un tablet. Adesso vi faccio vedere un po' di tavole in anteprima. Ci riesco. Adesso sto usando un programma che in realtà ho usato anche perché la seconda parte del full l'ho fatta non con un iPad, ma l'ho fatta con un Samsung S2 con la penna, quella del cinese con la gomma su. Quindi Madonna. non avevo la pressione. Però questo mi ha servito ad imparare molto bene questo programma che su Apple è molto più avanzato Più rispetto a quello che facile, era la ok. versione. No, ha più cose, quindi è Ok. meglio ancora. Quindi il livello è poi con la penna, la pressione, tutto quanto, la simulazione delle matite, praticamente hai 100.000 cose che prima le hai sparse per casa, adesso ce le hai su un tablet. Un tablet. Sì, assolutamente. Guarda, ero scetticista, dicevo, guarda, stai a dire cazzate. Perché dicevo a chi disegna digitale, dicevo, stai dicendo le cazzate, l'unico modo per disegnare è la matita, il foglio e la carta. E è vero, ma anche no. Beh, certo.
tipo al volo. Non so se... ecco. Sì, sì, si vede, si vede. Bello. E questo ho fatto tutto con l'iPad, fondamentalmente. Sì, sì, assolutamente. E non ho messo i retini ancora, perché considera che c'è stata la possibilità di mettere i retini che io mettevo a mano, col taglierino. Mm-hmm. Qua li metti... Mazza di roba, spettacolo però. Beh, il livello tale poi, perché più il programma lo comprendi, più va avanti. Io, come tutti i fumettisti, ho degli alti e bassi, quindi c'è delle tavole avranno, si chiama caloti dell'attenzione. Mm-hmm. Cioè significa che arrivato a un certo punto di picco, l'attenzione del fumettista scende, ed è lì che perde il fluido. E lo devi recuperare al volo, perché sennò non ci la fa ad andare avanti. Non ci credo. No, spettacolo, sì. È così, certo, sì. Bello, guarda, bello. Poi guarda, c'è anche un altro commento che qua mi fa scendere una lacrima, perché io lo adoro. E ti chiedono che cosa ne pensi di Miyazaki. Io sono stato in Giappone 2 volte. La prima volta, il primo viaggio che ho fatto sono andato a casa di Miyazaki. Prenotando. Ok, sappiamo chi di voi deve prenotare a casa di Miyazaki. Allora. Per prenotare ti devi prenotare da qua, perché se vai là e vuoi vedere la casa di Miyazaki non ti fanno entrare. Quindi devi prenotare per forza dall'Italia. Questa cosa è incomprensibile, però. Lo so, questo qua è lo stesso discorso del parco, del... oddio, della casa produttrice, dello studio Ghibli. Il parco dello studio Ghibli ha all'incirca un mese di attesa, quindi o lo prenoti quando sei qui. Sono stato anche là, esatto, e sempre da qua l'abbiamo fatta, ma l'abbiamo fatta un mese prima, se non mi ricordo adesso, sono passati pochissimi anni. E mi ricordo la cosa più bella che io ho visto dentro questo studio Ghibli, che poi c'è anche un pezzo di casa vicino, sì. È proprio lo studio dove sono entrato dentro. E praticamente le pareti, il soffitto, tutto era tappezzato di fogli di carta disegnati da Miyazaki, che faceva le prove. E in mezzo a tutto questo caos infinito c'era un macchinario di legno dove tu mettevi dentro gli occhi, c'era una manovella che girava, e lì erano le prime prove che lui faceva del cartone animato. Quindi l'ha costruita lui, e tu stai lì che giri e vedi i suoi disegni a mano, praticamente si muovono. Semplicemente girando una mano. Vabbè, io ho visto un sacco di robe. Ci credo. Guarda, io ho visto cose del genere sempre sui film di Miyazaki, e poi sullo studio Ghibli, quando li produceva, come la principessa Mononoke, quando lei a un certo punto scappa sulla montagna. Fondamentalmente quello lì era fondo della montagna. La parte davanti fisse e una lastra di, non lo so se è un cartonato trasparente, adesso non so che cos'era, che si muoveva, e la cinepresa riprendeva quel movimento. Era una cosa fantastica. C'è ancora le tecniche, credo che all'inizio ancora utilizzavano le tecniche proprio che lui aveva sperimentato. La cosa che mi ha sconvolto più di tutti fu anche che non l'avevo mai vista, poi dopo l'ho vista anche in Italia, ma lui ce l'aveva dentro, vedete, tu entravi nell'aereo, cioè il cinema, a fianco al cinema c'è stato questo, sembra un grosso cilindro, dove ci sono tutti i personaggi creati a pupazzo di Miyazaki. Questo cilindro inizia a girare in senso orario, e poi si spegne la luce e gli spara flash addosso la stroboscopica, e praticamente i pupazzetti? Ah, ok. Si muovono. Si animano. Quindi quando si ferma, là tu ti rendi conto che ogni pupazzo sta in un movimento diverso, che girando veloce con la strobo davanti, si muovono. È incredibile. Poi l'ho visto bello. E comunque il quartiere lintorno diverso da Tokyo, era come quello dei cartoni animati. Quindi quei muri alti, la scuola con l'orologio in mezzo, e noi che camminavamo così con tutto animato, invece era vero. Quello è fighissimo, era vero, tanta roba, bello. Vabbè, sì.
che erano a Giappone, insomma, dai. Esatto. E invece quello che dicono che sia, tra virgolette, l'erede di Miyazaki, che è Makoto Shinkai. Che, no, dimmi che cosa ha fatto. Perché... Your Name, negli ultimi anni ha fatto Your Name. Non che è visto. Un... guarda, è molto carino perché... ho visto la locandina, cioè, l'ho visto su... c'è un film ha fatto, Your Name. È un non film, ho, sì. Non l'ho mai visto, però... è anche figo. Allora, secondo me è molto figo, nel senso che lo stile assomiglia molto a quello di Miyazaki, sia come sì, sfondi, quindi quello che tu guardi, i colori, ci assomiglia. E il tipo di storia è una storia particolare ma molto bella. E, rispetto a Miyazaki, come potrebbe essere una storia d'amore tra... come si chiama? Il castello errante di Howl, quindi tra Howl e ragazza. Qui in realtà sono due persone collegate da un evento che succede poi in Giappone. È molto molto carino. Guarda, se ti ricapita, guardalo, perché quanto merita. Io, per quanto riguarda i manga d'amore, sono rimasto a Video Girl Line, perché la serie. Sì. Quello è il massimo, mi faceva anche piangere. Penso come stavo. Mazza, vabbè, sì, è commovente, a un certo punto è commovente, quello è il massimo. Però. Sì, sì. Vabbè, vabbè. Beh, sì, abbastanza. Sì, beh, è giusto così. Ah, beh, sì, almeno hanno fatto la cosa dove... come si dice, vediamo. Tutto finisce bene. E niente, allora, se ci vuoi lasciare, Emanuele, qualche altro consiglio da leggere sulle letture magari particolari, perché so che tu comunque collezioni tutti i numero uno dei fumetti, quindi allora, se ci vuoi lasciare qualche consiglio per chi ci ascolta, siamo qui, allora, andiamo dalle tue labbra. Allora, mi prendi un cross per quanto riguarda i manga, fighissimo, che è finito, quindi c'è un inizio e una fine, cioè, la cosa è fondamentale, è già importante, è già importante. Consiglio questo, che è Inuyashiki. Inuyashiki, sì. Che è un bellissimo manga, una bellissima storia. Sì, questo qua è lo stesso creatore di Gans. Esatto, bravo. E per quanto riguarda, basta, un altro manga che a me è piaciuto molto è stato, vabbè, tutti quelli di Gonagai da Violence Jack, che tanto sono tutti iniziati e tutti finiti, quindi cioè già sta passando avanti, c'è la fine, insomma. Capito, cioè, lo sai che cosa? Un manga bellissimo che consiglio, sempre iniziato e finito, è... boh, me lo prendo lì. Questo. Ah, oh, Dragonhead. Dragonhead, l'ho visto. Cioè, sì, l'ho visto, l'ho letto. Che è una storia bellissima anche questa, con un finale eccezionale, e il film è simile, molto uguale, diciamo quasi. Ah, ok, quindi diciamo che... E poi c'è tutto il maestro aggiungito, tutto qua. Tutti quanti, Deido, tutti quanti. Senza nessuna esclusione. Invece per gli americani... Crossed. C'era un ragazzo, c'era qualcuno che aveva scritto se stai ancora leggendo Crossed, Mr. Red 83, ti aveva detto che ancora leggevi Crossed. Sì, lo leggo però sempre. Quindi ci consigli pure Crossed, ok, allora ti consiglio anche Crossed, il video rimane salvato, quindi cioè, assolutamente consigli ben accetti, ragazzi. Vabbè, ce ne sono una marea, cioè, potremmo stare parlando domattina. Vabbè, sul mezzo splatter c'è anche High School of the Dead, che è quello di cui stavamo parlando prima. No, ma di prima, sì, sì.
Mi raccomando, leggete Diabolik. Soprattutto Diabolik. E Diabolik, perché Diabolik va bene. Va bene, Diabolik, Diabolik non possiamo Diabolik dire nulla. Diabolik, sì. No, anche questo è bello, eh. Potremmo, non leggo. Freak Island. No. Ah, ok. Freak Island è uno slasher giapponese disegnato molto bene e con le idee veramente malsane. Ah, okay. Zebra. Per finire alla grande, così almeno andiamo di Zebra, che è l'unico fumetto giapponese venduto in Italia, in celofanato. In celofanato? Non lo puoi guardare. È in celofanato, perché non, dentro, non si può guardare. Ogni pagina che giri, Crossed, sì, Crossed è ignorante, infatti anche quello è celofanato. Però Zebra c'ha qualcosa di veramente maligno che... Questa non è curiosità, veramente, proprio... Non è normale neanche, non è normale neanche il fumettista che lo fa. Guarda, io credo che essere fumettisti comunque di essere un matto. Sì, ma quello si regola, cioè, secondo me non... Perché Crossed è un insieme di tanti artisti, quindi un insieme di tanti artisti può creare qualcosa. Mm-hmm. Zebra lo disegna solo lui, quindi quella roba che lui disegna la immagina lui. Ho qualche problema, insomma. Allora. Sì, vabbè, non sta proprio dritto. Storia fighissima. Se vi intriga, andate a vedere. Andiamo a recuperarlo, assolutamente, come no, voglio. Vabbè, direi che non so se Davide c'è un'altra domanda. No, guarda, io ce ne avrei un'infinità, però non finiremo più. Vabbè, magari un aggiornamento sul fluido si potrebbe rifare, dai. Quando magari c'è qualche altro progetto, come un'altra chiacchierata. Quando volete. C'ho un progetto in testa da una vita, ma non riesco a concepirlo. Mi manca ancora quel... Penso sempre di esserci arrivato, ma quando poi lo vado a sperimentare, a provare, non ci sono. Ti manca sempre l'ultima parte dell'unghia. L'ultimo passero. Come dico io. Esatto. Mi manca sempre quel qualcosa che è fondamentale. Ma... Prima o poi... Piano piano uscirà il fluido, verrà. No, lo dovevo finire. In realtà lo doveva essere finito. In realtà doveva essere finito per fine primavera. Perché la prima parte io potrei anche tirarlo fuori a pezzi, cioè nel senso faccio due invece che farne due, ne faccio tre. Ok. Però ci sto pensando. La prima parte è quasi finita, ma non regalerei niente a chi lo legge. Cioè, metterei solo. Vorrei regalare qualcosa. Sì, va bene. Di raccontare una storia, poi una storia o che ti rappresenti o comunque che sia lì. Certo. Va bene, ragazzi. E ringraziamo Emanuele altra volta. Grazie mille, simpaticissimo e gentilissimo. Grazie mille. Grazie a voi. Che la libreria è grossa, quindi ci saranno altre cose da farci vedere per forza. Possiamo. Possiamo parlare anche di giocattoli un giorno, se volete. Una porta aperta. Pure. Action figure. Sono uno scatolone di action figure della NECA che devo aggiustare e non riesco a... Vabbè, ne parleremo, dai. Poi ne parliamo. Assolutamente la prossima volta. Ragazzi, vi rimandiamo quindi alla prossima volta. Sicuramente se ci aggiorneremo con Emanuele. E quindi lui lo salutiamo. Salutiamo anche Davide. Noi ci vediamo domani. Grazie, ragazzi. Ciao Emanuele. Grazie a te. Ciao. Vi ricordo domani alle 16:30 per il venerdì Marvel. E commenteremo la terza puntata di Falcone Winter Soldier e poi ci aggiorneremo in settimana con altri appuntamenti. Detto questo, grazie ancora a tutti e buona sera, buon proseguimento. Ciao.